Ciao a tutti ragazzi, sono Kiro e bentornati in questo nuovissimo video di una nuova serie di Minecraft, ovvero I Wanna Go to the Space. Chiamiamola così, dovrei trovare un nuovo abbreviativo, però non lo so. Allora, intanto abbiamo trovato degli anti-gravity boost, e come possiamo vedere qua, aspettiamo, qua è tutto nello spazio, adesso non si vedrà nulla. Però intanto ci mettiamo le scarpette anti-gravità, space armor, pesce, lana, carota, bastone, questo cos'è? Shovel, fantastico. Cioè mettiamo, controlliamo nel tramoggio che c'è qualcosa sicuramente. Infatti prendiamo per di qua la tintura lime, prendiamo qua, non c'è niente qua, non c'è assolutamente niente. Smeraldo, buono, lingotto di ferro. Io qua però potrei farmi una crafting. È questo che mi vuoi dire? Mi sa proprio di sì. Crafting table, tac tac. Adesso un attimo qua, ci facciamo una spada. Aspettate però, facciamo così. Una spada di legno voglio farmi, così almeno vado tranquillo. Rompiamo questa ragnatela e vediamo qua dentro cosa c'è. Ferro e pepita d'oro, fantastico. Adesso visto che ci sono mi faccio anche un'ascia, sperando che il legno non mi serva decisamente a qualcosa, sennò sono finito. Ok, un'ascia, così possiamo rompere la nostra crafting table e andare in giro in tutta tranquillità. Ok, adesso settiamo lo spawn point. Ripensandoci, potevo fare un piccone, me lo faccio adesso io. E così, piccone in ferro, ottimo. E prendiamo la nostra cosa. Qua ci possiamo prendere anche dei blocchi volendo. Non penso ci sia alcun problema, no? Mi auguro di no. Salta, devo rompere la botola. Ma questa praticamente è la nostra navicella. E mi sa che ci siamo tipo schiantati qua. Oh my god, is my eyes see you watch. Che cazzo vedo? Cosa vedo qua? Allora, intanto vedo una miriade di mob, tanti, proprio tanti. Accendiamo un attimo le torce, che ci fa per dire. Accendiamo un attimo qua, per vedere cosa c'è. Allora, qua abbiamo del carbone. Io però, ripensandoci, potrei fare anche un'altra bella cosa. Innanzitutto, potrei tornare un attimo su e portarmi dietro quella chest. Puttana Laida, che palle, già cominciamo con le scalate da fare. No, ragazzi, questa serie sarà lunghissima. Perché vi voglio portare questa serie? Perché semplicemente volevo fare più volte Minecraft durante la settimana. Ho visto che lo state guardando abbastanza, quindi ho deciso di portarvelo più volte. Allora, intanto noi ci prendiamo questa crafting e vediamo un attimo di fare il punto della situazione, perché io lì vedo troppi, assolutamente troppi mob, e la cosa mi preoccupa. Dov'è la chest? Qua. Io non voglio perdere niente, facciamo così. Mettiamo tutto dentro, soprattutto gli smeraldi, piccone, muniamoci della spada di ferro. No, però la chest, no, qua non va bene la chest, no. Non va bene qua la chest, perché poi devo scendere. Allora, devo scendere, ok. Scendiamo per di qua, lì del carbone vedo. Quindi noi ci possiamo organizzare in questo modo, sperando di dirgli non cadere. No, vabbè, la chest io la metto di qua. C'ho paura che gli scheletri si accorgano di me. La chest la mettiamo qua, posiamo il tutto. Prendiamo quel carbone, che spero di Dio non ci sia niente sotto. Dov'è? Ferro, ok. Piccone, spero di scavare in totale autonomia. Ok, qua sotto. Ok, l'ho preso. No, merda. Ok, questo l'ho preso. Ci prendiamo un po' di cobblestone. Intanto vediamo se qua sotto c'è qualcosa, sotto la navicella. Ok, spero. Eccola. Eccola. Mi sembrava strano, raga, mi sembrava strano. Infatti probabilmente il legno mi serviva per quello. Adesso è un casino, perché se io non ho legno, come faccio a fare le torce? Boh. Allora, facciamo. Perché qua c'era la cobblestone? Non lo so. Qui ce l'ha messa? Non lo so. Blocco di quarzo, via. E via. Ok, abbiamo del legno. Abbiamo uno stick di legno e un blocco di legno. Ok, facciamo il punto della situazione. Io quel legno lo devo tenere assolutamente finché non trovo un appoggio standard, possiamo chiamarlo così se vogliamo. Finché non trovo, cioè un appoggio nel senso di che non trovo altri alberi, perché a me gli alberi servono, nient'altro. Se lo voglio oppure no, io sto carbone lo devo prendere. Sì, e qui come potete vedere intanto è notte e penso sia sempre così perché siamo nello spazio, quindi ecco. Ok, il carbone, se riuscisse a prenderlo magari. Ok, ho temuto per la mia incolumità per un secondo, va bene. Ok, punto della situazione è questo. Io a sto punto farei una cosa di questo tipo, una carbonella. E le mie crafting dov'è? Qua dentro sarà, giusto? Sì. E così mi vengono fuori 4 contate. Ok, visto che ci siamo possiamo anche fare una fornace. Una fornace che ci serve sempre. Ok, e la piazziamo qua. Perfetto, via, via.
Proviamo a liberare un attimo quel mob, tutti quei mob là. Spero che non si giri. Ok. Cazzo, si è girato. Io posso entrare anche da qua? No, da qua si trova. Ah, fottiti. Ok. Altri 13 blocchi. Non ti giro, vabbè. Io come ci vado di là? Una cesta. Lo slazzo il piccone d'oro. Ok. Non lo so, prendiamolo. Prendiamo pure questo, ci saranno dei pizzi di silverfish sicuro. Cazzo, silverfish di merda! Che silverfish di merda! Di silverfish di merda, non c'è il keep inventory? Non c'è il keep inventory. Però intanto sono andati via i mob. Però intanto ho perso anche la mia spada. Merda, che rottura di coglioni. Prendo intanto sta Robleson qua, che cacchio, guarda Teo. Vediamo. Io odio i silverfish. Li odio. Allora aspettate che qua posso fare una cosa buona. Non devo rompere questi blocchi, giusto? Ok. Qui non vedo più nessun mob. Possiamo benissimo andare di qua. Non vedo mob, quindi raga, se uno scheletro mi spara non è colpa mia. Sappiatelo. Ok, andiamo per di qua, perfetto. Ok, lì vedo un arciere, qua siamo da sustand, qua c'è un creeper. Morici, stronzo. Ok, andiamo a prendere giusto qualche torcia, raga. Giusto qualche torcerella che mi sono scordato adesso. Della serie che se perdo queste torce è la fine, perché a meno che qua sotto non ci sia qualcosa, cosa che penso che non sia così, perché secondo me in un'isoletta un po' così grande ci deve essere necessariamente qualche cosa. Piazziamo una torcia qua, perfetto, e una torcia qua che non vedo nulla nella vita. Ok, lo scheletro mi ha trovato. Io prendo del legno, che è la cosa che ci serve di più in questo momento. Ok, là vedo uno scheletro, fantastico, ci ha trovati. Bene così. Proseguiamo con la conquista del legno. Qua cosa c'è? Un blocco d'oro, Non è una trappola. Ok, adesso possiamo farci una spada di legno, finalmente. Tutto, tranne i blades. Tu non mi puoi mettere i blades. Non me li puoi mettere. No, aspettate. No, vabbè, poi. No, non torcere, no. Che puntata di merda. Dove cozzo? Vaffanculo. Figlio di puttana. No. Ok. Calmiamoci subitissimo. Questa è una serie che già è difficile. Il sole. È una serie che sto avendo già delle difficoltà. Allora, calmiamoci un attimo. Calma. Ho del legno d'abete. Ok. Cosa molto molto positiva. Facciamo così e così. Ok, vengono 8 cosi. Fantastico, lì vedo anche un altro. Un arco? No, mi servono 3 stringhe, cazzo. 3 stringhe mi servono per un arco. Che palle, raga. Vabbè, facciamo così. E così. No, e così. Ok. Una spada sola. Tutto questo lo posiamo e andiamo a vedere un attimo il punto della situazione. Portandomi dietro magari un po' di cobblestone. Qui potrei cuocere il merluzzo, quasi quasi. Mettiamo a cuocerlo, sì. Ok, mi servirebbe magari dell'acqua. Perché non si cuoce? È già cotto? Ma vaffanculo, è già cotto. Io non ho acqua. Questo è un problema. Perché io se avessi dell'acqua, qua ho della terra. Ho delle cose, delle carote e potrei piantarmene, ma visto che... Anzi no, prima di andare a vedere un attimo, voglio andare a vedere cosa c'era in quell'altra isoletta sotto. I blaze li affrontiamo nella prossima puntata, raga, perché è un casino qua, ve lo giuro. Ok, andiamo. Grande Dio che non ci sia nessuno. Ok, qua sotto cosa diavolo c'è? È impossibile che non ci sia nulla. Ci deve essere qualcosa per forza. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh mio Dio.
Oh mio Dio, 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 se mi dai un'altra cesta ne sarei grato. Cioè, per carità, non è che mi fa schifo questa cosa. Quindi questa è la nostra base, vuoi dirmi? Nel senso, ecco. Ok, io però devo trovare un modo per salire su, perché così mi è un po' scomodo. Vabbè, per adesso ci facciamo una bella cosa che ricordate, eh. Ok, mi devo ricordare che è qua. Devo prendere tutto quello che c'è nella cesta. Tutto, e devo sperare di arrivare dall'altra parte, sano e salvo. Perfettissimo. Adesso qua. Come ci organizziamo? Ah, non lo so io. Vediamo un attimo se faccio qualcosa intanto. Tana, ma la pala di denti di oro non dura nulla. Non dura veramente nulla la pala d'oro. Cioè, l'ho già bruciata. A parte che non so neanche cosa cacchio mi serviva, boh. Ok, qua finisce. Ok, capito. A me serve dell'acqua. Ok, va bene, facciamo così. Con l'ascia la rompiamo. Ok, presa. La prendiamo, mettiamo qua, facciamo così. E questa è la nostra base al momento. È vero, anche cosa potrei fare. Allora facciamo così. 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 13. Ta 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 ta. 3. No, che non bastano. O forse sì. Però aspettate, eh. Ok, ragazzi, questa è la nostra, diciamo, base in questo momento. Posiamo tutto. Cosa vi volevo dire poi? Niente. Quindi ragazzi, vi ringrazio per la visione, io adesso vedo se magari riesco a trovare qualche cosa riguardo a acqua o cose varie, quello lo potevo anche tenere, sono un idiota. Vi ringrazio per la visione, vi ricordo di passare alla pagina Facebook e Instagram, che con i miei video lascio nella descrizione, e niente, commentate, iscrivetevi, da chiudere è tutto, ci si becca al prossimo video, bye bye, ciao!